Ogni mattina vengo allo studio e apro lo studio e lavoro al mio studio. Quando poi c'è un bel film, chiudo lo studio e vado a fare il film. Cosa faccio io in questo film di Angelina Jolie? Io interpreto la parte del papà del protagonista. E il film è la storia di Louis Zamperini, che è un signore che è veramente esistito, è morto quest'anno, a 98 anni, e ha avuto una vita molto avventurosa, ma lui non si è mai spezzato, diciamo. Chi è l'atleta olimpionico? Però ha un lato androgene che riguarda la famiglia, a cui lei tiene molto perché Angelina pensa che noi italiani siamo un po' fortunati perché abbiamo questa famiglia che è come una cosa molto più importante rispetto all'America. Sono arrivato il primo giorno che sono arrivato lì, mi hanno portato sul set per fare la prova del trucco, dei capelli. E da lontano è apparsa una ragazza che si teneva il cappello e che mi salutava. E io mi sono girato come questa chi saluta, invece era venuta apposta, aveva lasciato la postazione, tutto quanto per venirmi a salutare. Lei c'è molto entusiasmo ed è una donna molto intelligente. Lei ha sempre questi bambini, insomma, il marito ha preso, quindi sì, siamo un po' una carovana. Come mi ha chiamato Angelina Jolie non lo so, probabilmente lei ha visto i film di Crealese, che qua in America sono usciti tutti e sono stati anche dei film di successo. Poi sono arrivato a New York e ho cominciato a lavorare come fabbro. Magari facevo il fabbro di giorno, però poi mi costruivo un'altra cosa di ferro e la vendevo a una ricca signora di Manhattan, eccetera. Magari in Italia, se fai il fabbro, è difficile che riesci a conoscere l'elite dei collezionisti. Poi ho conosciuto qui a New York, ho conosciuto Emanuele Crealese. Lui mi ha detto che lui faceva la scuola di cinema e un giorno mi ha detto se volevo leggere la sua prima sceneggiatura. E mi ha fatto fare il protagonista. E ancora oggi scherziamo perché io ho pensato, vabbè, aiuto sti ragazzi perché ho pensato che erano un gruppo lì di studenti, gli serviva per la laurea, sta cosa qui. Ellen? Lui ancora oggi sempre mi rinfaccia che io ho detto aiuto sti ragazzi e lui mi dice ma io a te ti ho dato l'immortalità. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Non mi facevano entrare ai festival, lì alle fotozone dei giornalisti perché era l'Agolino col pescatore, che loro pensavano tutti che aveva fatto il film con i pescatori, quindi nessuno mi ha offerto nessun film dopo Il Respiro. Ora poi dopo Nuovo Mondo finalmente l'hanno capito, dice ma questo non era il pescatore, ora è un contadino, com'è possibile? In America sono considerato un attore etnico, non essendo il biondino americano, come direbbe Troisi, proprio. Che qua ancora un po' c'è sta cosa del biondino, il protagonista è sempre il biondino americano. Quindi vengo in Italia a fare il protagonista lì. Qua è più difficile per me fare il protagonista, però faccio delle belle presenze nelle varie serie TV. Io sono un attore comico, romantico anche, però la maggior parte delle volte mi fanno fare il cattivo, questa è la realtà. Poi passo davanti allo specchio e vedo quest'uomo, magari anche alto, quest'idea un po' di uomo, ma io non mi sento così, sono un bambino buono, quasi un santo non si può dire, è troppo. When what? When can we make off together? I don't know! Here, take your dog! Are you gonna follow me all the way? All the way.